Come si sta al centro dell'attenzione? Perché adesso tutta l'Italia del calcio parla del Verona, che ha battuto la Juve, che sta facendo un campionato meraviglioso, sesta in classifica. Come si sta? No, io sto bene, ma non perché siamo al centro di attenzione, perché sono contento come stiamo andando, come gioca la squadra, i ragazzi sono soddisfatti, è quello che conta, cioè il resto conta molto di meno. Anche lei adesso è al centro dell'attenzione, perché un po' tutti le stanno facendo un sacco di complimenti, leggevo anche Zotti oggi, le ha fatto i complimenti, insomma, anche lei sta vivendo una autorità. No, penso che è normale, c'è comunque una squadra che parte come ultima nel contesto, diciamo, di Serie A, arriva a questo punto, è normale che chiama attenzione, però come detto, cioè, io sono contento perché la squadra fa bene, gioca bene, i ragazzi sono contenti perché si stanno togliendo soddisfazione, bisogna continuare così, penso che non deve influire niente sul nostro rendimento, sui nostri pensieri, come dobbiamo fare le cose. Magari può sembrare una frase banale, però mi viene da dire che l'Udinese è forse più difficile ancora della Juve. Mi ricordo anche la gara d'andata, è stata molto complicata, dello fisico, insomma, la squadra parecchio difficile. No, cioè, per me l'Udinese veramente ha una rosa molto forte, con giocatori molto forti sia fisicamente sia di velocità, come Lasagna, sia De Paul che è un top player, cioè che ha grandi qualità. Io rimango con l'idea che per noi tutte le partite sono più o meno uguale, difficile, che può succedere di tutto, dipende molto anche di noi, dipende anche di avversario, come sta, sicuramente sarà durissimo. Hai trovato l'attaccante perfetto con Mourinho davanti, cioè per come gioca questa squadra, per il tipo anche di gioco offensivo che fa, è Mourinho l'attaccante perfetto. Ma è veramente una cosa variabile, cioè per certe partite va bene Borini, per altre partite magari va bene una punta centrale classica. L'unico problema adesso è che Pazzo si è fatto male, starà fuori per un po', spero poco, e anche Di Carmine non è al massimo, cioè così mi toglie comunque le scelte che potevo fare in base all'avversario. Ti chiedo però se hai fatto Pazzini e come sta Bago, se hai detto nel gruppo. Il Bado ha fatto allenamenti con noi, cioè recuperato, deve di nuovo trovare il ritmo che ha perso di nuovo per tutti questi giorni, che non si è allenato con noi. Invece Pazzo ha fatto una piccola lezioncina su polpaccio, spero che sia poco, cioè io vorrei monitorarlo giorno per giorno, vedere magari sia anche una vecchia cicatrice o qualcosa, però per questa partita sicuramente non c'è, poi vediamo più in avanti. Grazie. Sì, ciao Mister, a proposito di assenti di giocatori che sono in fase di rientro, come sta il Salcedo che questa settimana si è rivisto in gruppo? Cioè, sta crescendo, sì, cioè, no, sta crescendo, sta con noi, non è ancora al massimo, però cioè, comincio a vederlo come era prima. Non lo porti però? No, lo porto, cioè, non è ancora, diciamo, proprio nei miei pensieri, diciamolo così, però lo porto, ha fatto una buona settimana. Però la mia collega, non quello che ha detto Luca Dotti, no? Ha detto che no, non miro perché ha una visione totale, ha un'idea comune. Naturalmente bisogna chiedere a lui cosa intende, però non lo so, secondo te cos'è l'idea comune che ha questo Verona nella tua visione? No, fino adesso è vero, c'è una grande applicazione delle cose che stiamo facendo durante la settimana. Poi io sono convinto, se non avessimo questa applicazione di tutti gli elementi, anche quelli che entrano da panchina, che non abbiamo nessuna chance contro altre squadre, cioè, ma neanche vicino, per cui è una caratteristica bella, secondo me è giusta e ci sta dando tanti risultati positivi. Ti chiedo una cosa, perché naturalmente il tuo rapporto con Giampiero Sperini, il tuo maestro, però in che cosa ti sei diversificato da lui, cosa ci metti di più rispetto a quello che hai imparato prima di lui e dopo di lui? No, è tutto diverso, cioè, tutto evolve, no? Cioè, nel senso che è una evoluzione di materiale che hai, cioè, mettiamolo così, poi ci sono concetti che sono quelli che non li modifichi mai, cioè aggressività, andare a prendere avversari, giocare anche in modo propositivo, però penso che anche Verona rispetto al prime 7-8 partite 10 è una Verona diversa, perché evolve magari con
con anche con il tipo di giocatore che hai, poi ti inventi, cioè non è stessa cosa giocare con Zapata o giocare con Verde, cioè queste sono le cose, poi cosa ti inventi, però la base, diciamo, per questo io dico Gasp sempre grazie, perché la base, la intendere calcio parte da lui, no? Cioè, è quello. L'ultima cosa, è entrato bene Di Marco nella partita con la Juve, può avere più spazio anche dall'inizio, non dico questa partita, nel senso che è già pronto per avere un minutaggio superiore? No, cioè in senso, perché no? Perché penso che fino adesso Faraoni e Lazovic veramente hanno un rendimento altissimo. E mi dispiace anche per tipo a Giappone, ieri ha fatto un allenamento strepitoso, no? Il Di Marco, anche i giocatori che c'erano prima sono svantaggiati, perché questi ragazzi in questo momento stanno facendo prestazione sia a fase di attacco sia di gioco di alto livello. Poi normalmente se ci sarà un callo, se ci saranno ammonizioni e cose, questi due ragazzi a Giapponghi Di Marco devono trovarsi pronti, poi se la giocano, dimostrare che possono fare bene. Mister, conoscendoti, cosa si dice a una squadra subito dopo aver battuto la Juventus? In settimana, cos'è? Io parto con presupposto che loro sì che erano ben entusiasti, no? È normale, cioè, io parto sempre con presupposto da dove siamo partiti, no? Cioè che si ricordano bene di fatto come eravamo non un anno fa, 5 mesi fa, che come si è fatto la squadra, le cose che mancavano, cioè tutte le cose che erano diciamo a un livello abbastanza basso, diciamo, anche prendere giocatori, io mi ricordo chiamavo Tudor se c'è qualche esubero di Udinese, diciamo, e anche così facevamo fatica a pagarli, cioè questa è la verità. E quando io affronto Udinese, per me sono Real Madrid, perché è così, o 5 mesi fa era così, no? Cioè che non potevamo avvicinarsi a loro riserve, per cui devono stare molto attenti, apprezzare il momento, non abbassare la guardia in senso di accontentarsi di niente, questo assolutamente. Ottenere salvezza perché è fondamentale per la società, per tutti, e andare al massimo fino alla fine. E una curiosità invece, tutti ti stiamo raccontando che è una stagione speciale per quello che ci state regalando. Tu hai avvertito un momento, una situazione, una partita che stavate facendo qualcosa di speciale? Cioè quando? La rimonta col Toro, la vittoria con la Juve, prima, dopo, c'è un momento di stiamo facendo qualcosa di speciale? Oh, è una stagione un po' anomala, se la mettiamo così, perché le cose stanno andando benissimo in tutti i sensi, non è ancora il momento di una cosa speciale, io me l'auguro che arriva un po' ancora più in avanti. Ti ringrazio.